Mister, era uno scontro diretto, una partita difficile contro un avversario del cui valore avevamo parlato l'altro giorno. Questa sconfitta nasce soprattutto da cosa? Da un episodio del secondo tempo dove noi potevamo far meglio, però insomma, il calcio può succedere, ma alla fine è stata una partita credo equilibrata, forse un po' più di supremazia territoriale l'ha avuta loro, però sapevamo di incontrare una squadra che ha grande fisicità, grande impeto e grande qualità nei giocatori davanti, soprattutto nei due esterni, però alla fine la squadra è stata ordinata, non ha sfigurato. È mancata forse la reazione dopo il gol, no? Una scintilla che riportasse la reazione in partita. Non so se è dovuto a una questione atletica, a questione di altro, non lo so. Sì, ma Provercelli oggi è la miglior difesa del campionato, vuol dire che concede sempre poco, quindi non è semplice poi riscovare varchi in una squadra che è in vantaggio e quindi la partita si è messa sul binario che preferisce. Detto questo, sì, potevamo fare qualcosina in più. Oggi, comunque, non avendo giocatori come Belloni o insomma, caratteristiche in generale che mi possono riaccendere le cose, ci siamo impastati un po', poi nel cambio di modulo. La squadra perde un pochettino l'identità che ha, deve sviluppare le cose tramite un altro tipo di canovaccio che non siamo abituati a fare. Io vorrei che le cose fossero sempre perfette, però non gli posso imputare niente. Insomma, da che siamo abituati a tentare di fraseggiare e giocare per dentro il campo, dobbiamo fare un gioco un po' più verticale, un po' più a lancio, un po' più cambi di fronte, magari siamo meno abituati. Le chiedo se questa prestazione e questo risultato possono cambiare qualcosa in prospettiva campionato per l'obiettivo che vuole raggiungere l'Arezzo e anche in prospettiva mercato, visto che arriviamo negli ultimi giorni, no, della campagna trasferimenti. No, è la stessa cosa che ho detto ai giocatori dentro in spogliatoio a fine della partita perché ho visto un clima da sconfitta di uno spareggio determinante e io invece penso che una squadra che è stata costruita come siamo stati costruiti noi, che ha fatto quello che ha fatto nel girone d'andata, secondo me andando molto oltre le previsioni, ma secondo me oltre anche a qualche limite proprio, quindi non è detto che nel girone di ritorno sia sempre così. Deve saper assorbire la sconfitta in un modo giusto. Abbiamo perso una partita contro una squadra che è stata costruita per vincerlo, il campionato a differenza nostra. È chiaro che ci dispiace magari staccarci un pochettino, però alla fine, ho detto ai giocatori, non ci dobbiamo sentire l'obbligo di dover vincere qualcosa perché non siamo stati costruiti per quello e perché comporterebbe un aspetto morale diverso da quello che invece ci ha caratterizzato nella prima parte della stagione. Noi dobbiamo essere incazzati perché perdere non fa piacere a nessuno, però positivi nell'atteggiamento alla ricerca di un risultato positivo contro il Pisa, che in un'altra partita come questa può essere pure uguale, quindi dobbiamo essere saldi in questo momento qua e sereni.